Parliamo di lupus eritematoso sistemico e in particolare di come riconoscere la malattia nelle fasi più precoci e dell'importanza del trattamento precoce con il dottor Gian Domenico Sebastiani in occasione del congresso EULAR di Madrid. Allora, dottore, com'è possibile riconoscere la malattia nelle sue fasi iniziali? È molto importante riconoscere la malattia fin dall'inizio. Da questo punto di vista sono in corso numerosi sforzi, cioè studi collaborativi, anche policentrici, per individuare quali sono i sintomi più frequenti all'esordio della malattia, sintomi che consentono, qualora precocemente riconosciuti, di sospettare la diagnosi di lupus eritematoso sistemico e quindi di riferire il paziente al specialista reumatologo o allo specialista che si occupa di lupus. Noi stessi stiamo conducendo uno studio collaborativo italiano sotto l'egida della Società Italiana di Reumatologia, che appunto ha istituito un gruppo di studio sul lupus eritematoso di recente insorgenza. Abbiamo già i dati preliminari di questa casistica numerosa di pazienti affetti da lupus eritematoso di recente insorgenza, e questi dati hanno consentito di chiarire quali sono i sintomi che più frequentemente si presentano all'esordio della malattia. E quali sono questi sintomi? I sintomi che più frequentemente si presentano all'esordio della malattia riguardano la cute, riguardano le articolazioni e riguardano il sistema ematologico. Quindi, diciamo, più frequentemente questi pazienti si rivolgeranno al reumatologo o al dermatologo o all'ematologo, in quanto presenteranno sintomi cutanei quali rash, eruzioni cutanee, oppure potranno presentare dolori articolari e artrite, oppure potranno presentare delle citopenie periferiche, cioè leucopenia, piastrinopenia o anemia. Ecco, un po' ce l'ha già accennato, ma perché è importante riconoscere la malattia fin da subito? La diagnosi precoce consente di instaurare tempestivamente il trattamento farmacologico del lupus eritematoso sistemico. Esistono numerose evidenze scientifiche che indicano che la prognosi nel lungo termine di questi pazienti è influenzata positivamente dal riconoscimento precoce della malattia, sia per la presenza di comorbidità, sia la prognosi quoad vitam. Quindi tanto più riconosciamo precocemente la malattia, tanto più siamo in grado di trattarla in maniera efficace e quindi siamo in grado poi di prevenire o perlomeno di minimizzare le conseguenze negative della malattia stessa. E ci sono terapie che risultano più efficaci se utilizzate nelle fasi più precoci della malattia? Diciamo che in generale tutti i trattamenti risultano più efficaci nel prevenire il danno. Sempre dai dati di questo lavoro multicentrico italiano che stavo citando prima, si evidenzia come già nel primo anno di malattia i pazienti con lupus presentano del danno, cioè accumulano del danno d'organo che poi è irreversibile, e questo danno è tanto minore quanto più precocemente viene affrontata la malattia. Ma più in generale ci sono delle nuove opportunità terapeutiche sempre nel campo del lupus? Stanno uscendo numerose opportunità terapeutiche nel trattamento di questa malattia. Da un punto di vista dell'utilizzo di farmaci già noti, ci sono numerosi lavori, numerosi trial clinici che hanno consentito di ottimizzare l'utilizzo di farmaci già a noi noti, quali la ciclofosfamide o il micofenolato. È stato approvato negli anni scorsi un farmaco, che è un anticorpo monoclonale, il belimumab, specificamente con l'indicazione per il lupus eritematoso sistemico attivo, e questo farmaco, che ormai viene utilizzato da diversi anni, ha dimostrato in numerosi trials clinici di essere efficace, di essere in grado di prevenire il danno e l'accumulo del danno nei pazienti con lupus, di essere in grado di consentire una riduzione dell'uso dei corticosteroidi nel lupus, e questo è molto importante perché i corticosteroidi, cioè i cortisonici,
stessi sono forieri di danno nel lupus, di essere in grado questo farmaco anche di prevenire e di ridurre il numero di flare, cioè di riacutizzazioni della malattia. Inoltre sono in corso numerosi trials e noi nel nostro centro ne stiamo già portando avanti alcuni che stanno valutando l'impiego di altre molecole per la terapia di questa importante malattia.